Centro ufficio, Viale Teseo Tesei a Portoferraio. Appuntamento invernale del premio letterario Isola d'Elba con il libro L'uomo che sussurra ai potenti di Luigi Bisignani e Paolo Madron, edito da Chiari Lettere. Il libro è stato presentato sabato scorso all'Hotel Airone. Professor Brandani, il premio letterario presenta il libro di Luigi Bisignani. Perché questa scelta? Ma innanzitutto perché lo possiamo considerare l'evento editoriale dell'anno nel campo della saggistica. Secondo perché è un libro di cui hanno parlato indistintamente tutti i giornali, le televisioni. Terzo perché, come lo definisco io, è un moderno breviario del potere a cui tutti possono attingere qualche preghierina per capire cosa succede nel backstage dietro le quinte. È stato già molto difficoltoso avere l'autore. In noi c'è stato solo il desiderio di prolungare, diciamo, la stagione del premio e non ridurla all'evento semplicemente estivo. E quindi la nostra idea non è solo di portare Bisignani oggi, ma portare qualche altro saggista che naturalmente ci aiuti a riflettere e a pensare non in modo acritico, ma avendo presente la realtà che ci circonda, ecco. Un libro in cui Bisignani, dopo le vicende che lo hanno coinvolto, racconta la sua verità una volta uscito dall'ombra e arrivato sotto i riflettori. Beh, sotto i riflettori è stata proprio la circostanza di far uscire un libro con una storia su 30 anni di vita italiana accanto a persone di primissimo piano come il presidente Andreotti o il presidente Cossiga. Perché la scelta di fare un libro intervista con un giornalista, anche d'inchiesta? Beh, innanzitutto perché me l'ha proposto e questo perciò mi sembrava una buona ragione. E poi perché mi sembrava giusto un po' squarciare quel velo che si era creato attorno a me raccontando quella che era la mia verità, che era poi una verità fatta da tanti episodi della vita di un giornalista che ha avuto la fortuna di stare accanto a persone importanti. Chi è l'uomo che sussurra ai potenti? Beh, esattamente il contrario di quello che hanno costruito attorno a me, è una persona aperta, piena di curiosità, con una gran voglia di vivere e con una gran voglia di imparare da tutti. E da ora in poi? E da ora in poi, beh, faccio lo scrittore, questo era il mio terzo libro, adesso ne uscirà a maggio un quarto, si chiamerà Il Direttore ed è una spy story. Quindi niente più dietro le quinte dei potenti? Ma dietro le quinte dei potenti, anche perché i potenti sono rimasti molto pochi, non è che ce ne sono poi così tanti come una volta. E poi, secondo me, bisogna sempre avere l'intelligenza di cambiare pelle per fare cose nuove ed avere maggiori stimoli. Paolo Madron, perché un libro verità su Luigi Bisignani? Bisignani non è un personaggio, diciamo, è rimasto nell'ombra per 30 anni, esisteva solo qualche foto sua, è molto più giovane di come è adesso. E per cui un giornalista, quando ha l'occasione di intervistare un personaggio noto ma rimasto sempre dietro le quinte, lo fa chiaramente, e io l'ho fatto. Ha riuscito nel tuo intento? Sì, alla fine sì, perché volevamo fare un libro che fosse una traversata, insomma, di 30 anni di storia repubblicana italiana e al tempo stesso che non fosse un libro pesante, che non fosse un libro faticoso da leggere, che raccontasse il potere anche in una forma seria ma non seriosa, e quindi abbiamo messo molti episodi che fanno parte appunto dei riti, dei miti del potere.